Ebbene, ben ritrovati a tutti voi ragazzi, video un po' alternativo mentre sto in viaggio, sempre per andare a lavorare. Allora, entriamo un attimino nel vivo di questo contenuto. Vi ricordo subito che in descrizione al video, a questo video e a tutti i video presenti nel canale comunque trovate tutto quello di cui avete bisogno e necessità. Allora ragazzi, trapelano notizie buonine in merito a soprattutto a Zaccagni. Nella giornata di ieri ha effettuato dei primi accertamenti strumentali. Fatemi però specificare una cosa: il quartier generale di Formello è un centro altamente specializzato che già al suo interno contiene ha delle strutture mediche, quindi anche strumentazione per fare delle prime diagnosi su infortuni, ed è questo il tipo di diagnosi che è stata fatta a Zaccagni. Vi dico la verità, Zaccagni è quello che mi preoccupa più di tutti, perché a me quel movimento del ginocchio non mi è piaciuto proprio. Sì, è vero, il fatto che poi ci abbia giocato sopra un'ora può essere una buona indicazione, ma può essere anche una cattiva indicazione, perché magari potrebbe aver peggiorato le cose. Però di fatto sta che i primi accertamenti strumentali, quelli quindi non fatti con estrema precisione, quindi all'interno di Formello, escludono ogni tipo di lesione di qualunque genere, ok? E questo è molto molto importante. Questo permette di vedere con un po' più di ottimismo verso la partita di domenica, ok? Secondo me Zaccagni si aspetta domani per fare degli accertamenti ulteriori. Magari c'è qualche ematoma, c'è qualche versamento, e in queste condizioni tendenzialmente si cerca di aspettare che vada a sgonfiarsi un po' la situazione per poi fare un esame più ad alta precisione, per avere una lettura più precisa. Questo è quello che da sempre so, così funziona. Però tendenzialmente tiriamo un sospiro di sollievo, perché il fatto che Zaccagni non abbia, stando ai primi esami, delle lesioni lo mette al riparo da brutte cose, perché vi ribadisco che a me quella torsione del ginocchio, quell'impuntatura del ginocchio sul terreno, non mi è piaciuta per niente, ve lo dico proprio in maniera proprio chiara. Comunque tiriamo un sospiro di sollievo. Attenzione, perché questo non vuol dire che Zaccagni giochi sicuramente il derby. Attenzione a queste letture. Si farà di tutto per metterlo in piedi, ok? Stesso discorso, però un po' più ottimista, è quello riguardante Luis Alberto, che invece nella giornata di ieri non ha proprio fatto accertamenti per niente. Quindi le situazioni sono due: o è un problema che si riesce a gestire, oppure, come vi ho detto poc'anzi nel discorso, nella situazione riguardante Zaccagni, potrebbe esserci un versamento e si sta aspettando 24-48 ore, approfittando anche del riposo della Lazio, che vi ricordo solo domani riprenderà gli allenamenti, 24-48 ore per far asciugare un eventuale versamento e quindi fare un esame strumentale approfondito per avere una lettura chiara, nitida della situazione. Però, come detto, anche nel caso di Zaccagni, questa cosa qui mi fa pensare chiaramente che c'è un po' di ottimismo in merito anche all'eventuale recupero di Luis Alberto. Sono situazioni da prendere con le molle. Poi l'altro video che farò in chiusura di questa giornata verterà ancora verso un altro tipo di lettura,
in ottica derby. Poi ne parleremo nell'altro contenuto delle ore 18, quindi vi invito, amici miei, come di consueto, a mettere la notifica, ad attivare la notifica per non perdervi niente di canale Forza Lazio. Allora, bisogna tenere un attimino la situazione sotto controllo, sotto più punti di vista, non forzare per avere il rischio di, per non andare incontro al rischio di ricadute, e gestire con oculatezza e intelligenza questi due infortuni, che non sono gli unici nella Lazio. C'è anche il discorso legato a Casale, però poi su Casale stanno arrivando ottime indicazioni, sembra essere nelle condizioni di recuperare anche paradossalmente per il derby. C'è il discorso Marosic, insomma, ragazzi, ci sono tante tante cose di cui tener conto, quindi la gestione di Luis Alberto e Zaccagni diventa fondamentale e cruciale, fondamentale e cruciale, lo ribadisco ancora una volta, perché è troppo importante cercare di non commettere errori di superficialità e andare incontro a delle pesanti ricadute che poi magari ci metterebbero nelle condizioni di perdere, in un periodo già difficile di per sé, due giocatori assolutamente cruciali e determinanti per la Lazio. Basti pensare che ad esempio Luis Alberto, che per me poteva essere risparmiato contro la Fiorentina e contro il Bologna, risparmiato non lo è stato per niente, anzi è stato spremuto come un limone, e in questo lo sapete, nonostante io abbia grande ammirazione sia dalla parte di Sarri, ribadisco, è una colpa che imputo al nostro tecnico, perché invece secondo me Luis Alberto, non magari non tutte e due, ma una delle due partite, secondo me andava risparmiato per farlo rifiatare. Ragazzi, Luis se le giocate tutte. La Lazio con la gara di domenica andrà ad affrontare la sesta partita in 20 giorni. Ok? 6x3, 18, neanche una media di una partita ogni 3 giorni, ancora più ravvicinata, quindi ritmo assolutamente forsennato, all'interno del quale si è deciso di spremere Luis Alberto particolarmente, è una chiave che io non, una chiave di lettura che non condivido minimamente, ve lo dico proprio sinceramente, non la condivido, però insomma speriamo che la situazione vada ad evolversi in maniera positiva. Ripeto, il video prossimo delle 18, tempo di fare qualche riflessione e poi parto con il prossimo video, quindi vi invito come di consueto ad attivare le notifiche per non perdervi assolutamente nulla. Va bene ragazzi, vi mando un abbraccio, dai, forza, coraggio, l'avete capito, io già da ieri dopo la partita col Feyenoord ho già voltato pagina, no? Per me il Feyenoord già non c'è più, non so nemmeno chi è, perché chiaramente quello che conta è la prossima partita, è quella che viene dopo, ok? Vi mando un abbraccio, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, sempre Forza Lazio, questo sia chiaro ragazzi. Ciao belli!